Ciao a tutti, sono Giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Emma Marrone è stata tra le protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo, ma lo è stata anche nel precedente, in una incredibile performance con Achille Lauro. Una grande passione e una grande voce la sua. Ma la sua carriera è partita da lontano, da Amici. E, a proposito, chissà cosa penserà leggendo le parole di Rudy. Di anni ne sono passati un po' e lei, Emma Marrone, è diventata una star a livello nazionale, amata e seguita non solo per la sua voce potente e la sua espressione intensa, ma anche per il carisma che emana come personaggio femminile. In grado sempre di lanciare messaggi importanti dalla parte delle donne, bellissima e glamour. Emma Marrone intercetta un pubblico vasto, di giovani e meno giovani. Emma Marrone e Rudy Zerbi. Chissà ora cosa dirà, tra sé e sé, leggendo quello che Rudy ha ammesso dopo anni. Di cosa si tratta? Andiamo a ritroso nel tempo e nelle emozioni, quando Emma Marrone era una giovane allieva di Amici. È iniziato tutto da lì, da quel programma, condotto ora come allora dall'inossidabile Maria De Filippi. E certo qualcuno fiutò il suo potenziale artistico. Non tutti per la verità. Andiamo a fondo e vediamo cosa è accaduto. Emma Marrone, lo avrà già scoperto. La cantante salentina ha fatto decisamente molta strada e a 37 anni può già dire di aver collezionato un successo dietro l'altro. I primi passi ad Amici, poi l'esplosione della fama, l'amore del pubblico e il suo amore per l'arte, la vicinanza alle donne, la malattia, quindi l'ultimo Festival di Sanremo con Francesca Michelina a dirigere l'orchestra, queste, a grandi linee, le tappe del suo percorso. Il suo tratto distintivo? La passione. Davanti a lei tantissimi progetti da realizzare e tanti obiettivi da raggiungere. Bellissima, glamour, elegante, grintosa, è tornata ad Amici, laddove tutto è iniziato. Qualche settimana fa e su Instagram ha commentato, è sempre bello tornare a casa e lo scatto insieme a Maria De Filippi rivela molto del loro rapporto. Ma, a proposito di Amici, è accaduto qualcosa che la riguarda. Sì. Perché il coach Rudy Zerbi l'ha ammesso dopo anni. L'ammissione del coach, dopo molti anni. Rudy Zerbi è un coach severo per gli allievi di Amici. Che, del resto, sono lì per imparare, anche commettendo degli errori. E imparando da essi, si diventa artisti così. Però un errore sembra che lo abbia commesso anche lui, il maestro. Un errore di valutazione, per così dire, riguardante proprio Emma Marrone. Ed è lui stesso ad ammetterlo. Dopo anni. Ci tengo a dire che ho il rammarico di non aver capito fino in fondo, a suo tempo, il grande talento di Emma, dice, in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni. Una dichiarazione ripresa da siti e testate, compresi Today e Isaiah, tra gli altri. Sono parole che fanno rumore, infatti, alla luce del grande successo della cantante. Rudy all'epoca, come ha specificato, non era ancora un coach, era ad Amici da discografico. In ogni caso, ha ammesso il suo dispiacere e non è poco. Chissà come avrà reagito Emma Marrone. Non è dato saperlo, al momento. Un fatto è certo, la cantante ha sempre profuso grande impegno, passione, grinta. Non fermandosi davanti a nessun ostacolo. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.